Oh, andiamo, dai! È un peccato, Roland! Oggi tuo figlio compie 40 anni e... So quanto Tom ci terrebbe se tu... Oh. Era di nuovo il nonno? Sì. Allora, è sicuro che non parteciperà? Ho fatto tutto il possibile. Tuo padre ne sarebbe stato contento. Lui non parla molto apertamente dei suoi sentimenti, ma so che è triste perché non vede più suo padre. È un peccato. Un giorno vorrei incontrarlo anch'io. Sono più di 20 anni che non esce di casa e che non vede nessuno. Lo so. Ma perché? Il nonno ha un modo di ragionare un po' all'antica. Non è esattamente una persona moderna. Ma che cosa è successo 20 anni fa? Beh, è complicato. Se vuoi davvero saperne di più, allora dovresti chiedere a tuo padre. Ehi, papà! Perché il nonno non esce di casa da 20 anni? Oh, perché è un uomo legato alle tradizioni e... Oh, se vuoi davvero saperne di più, forse dovresti chiedere a tua nonna. È un uomo che vive nel passato, sai, è complicato. Se vuoi sapere come stanno le cose, chiedilo a tuo padre o a tua madre. Ok, grazie nonna, a stasera. Ah, com'è possibile? Perché nessuno vuole darmi una risposta? Oh! A giudicare dal tuo sguardo, penso che ti sia venuta in mente un'idea. Hai ragione, Tiki. So che cosa regalare a mio padre per il suo compleanno. Farò in modo che lui e il nonno finalmente si riuniscano. Ho trovato l'indirizzo di Roland Dupin, andiamo! Che stai aspettando, Marinette? Se gli dirò subito chi sono, non mi darà ascolto, come ha fatto con la mamma. Che cosa vuoi? Sono un'amica. Io non ho amici. Temo che non sarà facile. Che cosa vuoi? Salve, signore, sono la postina. Fa come sempre, getta la posta nell'immondizia. Che cosa vuoi? È per il calendario dei vigili del fuoco. Gettalo nel fuoco, odio i calendari. È tutto inutile, non c'è speranza. Coraggio, la Marinette che conosco non si arrende così facilmente. Che cosa vuoi? La sua farina, signor Dupin. Oh, vieni, entra, è aperto. Salve, mi chiamo Marinette. Sono la nipote del signor Dupin, stavo proprio per entrare. E può lasciare il sacco a me, glielo porto io, sarà una bella sorpresa. Il signor Dupin ha una nipote? Certo che sì. Dai, ti do una mano. No, è leggero. Mi presterebbe il suo berretto, voglio fare uno scherzo al nonno. Portagli i miei saluti, riprenderò il berretto la prossima volta.